Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video sul nostro canale YouTube. Oggi vedremo insieme quali sono le caratteristiche del seggiolino auto K23 di Chicco. Come sempre, prima di andare a vedere quali sono le caratteristiche di questo bellissimo seggiolino, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella delle notifiche per ricevere un piccolo avviso ogni volta che pubblichiamo un nuovo video e che mettiamo a vostra disposizione un codice sconto per l'acquisto dei prodotti che vi mostriamo e che trovate tutti disponibili sul nostro shop online www.casababy.it. E anche alla fine di questo video vi lascerò un codice sconto per l'acquisto del seggiolino Chicco K23 sul nostro shop online. Ma adesso andiamo a vedere quali sono le caratteristiche di questo bellissimo seggiolino. Innanzitutto vi dico che è un seggiolino omologato secondo la normativa europea ECE R4404, che, come ben sapete, prevede la scelta del seggiolino in base al peso del vostro bambino. Infatti, questo seggiolino può essere utilizzato a partire dai 15 kg fino ai 36 kg, infatti, come vedete, non è più dotato di cinturine interne. Se non sapete bene di che cosa sto parlando in merito a normative, pesi e quant'altro, vi ricordo di andare a vedere i video che abbiamo realizzato in merito. Vi lascio giù nell'info box tutti i link in modo da poterli trovare più facilmente. Ma come sempre, partiamo in ordine. Vi ho già detto appunto che è un seggiolino omologato secondo la normativa ECR 4404 dai 15 ai 36 kg, infatti come vedete non è più dotato di cinturine interne perché per fissare il nostro seggiolino in auto basta semplicemente la cintura di sicurezza a tre punti della vostra macchina. E come bisogna fare? Bisogna fare esattamente come facciamo quando ci sediamo in macchina noi. Quindi andremo a posizionare il nostro seggiolino, andremo a far sedere il nostro bimbo sopra il seggiolino, poi prendiamo la cintura che passerà qua a livello delle spalle, ovviamente o da questo lato a seconda di dove andrete a posizionare il vostro seggiolino in macchina. E poi ci sarà la cintura che a noi passa sulla pancia, che invece farà il giro qua sotto e si andrà a richiudere, quindi davvero super semplice anche da fissare in macchina. In questo caso la cintura di sicurezza servirà per tenere in sicurezza il vostro bimbo all'interno del seggiolino, ma anche per tenere fisso e fermo il seggiolino in macchina. Le caratteristiche di questo seggiolino sono tantissime e soprattutto sono bellissime. Innanzitutto vi dico che nonostante questo seggiolino sia un seggiolino, come vi ho detto, dai 15 ai 36 kg, quindi del gruppo 2-3, ha la possibilità di avere anche un pelino di reclinazione. Come dobbiamo fare per andare a reclinare il nostro seggiolino? È molto semplice. Come vedete, abbiamo qui una freccetta che ci indica un pulsantino. Se noi andiamo a premere questo pulsante, abbiamo la possibilità, vedete, di andare ad allungare questo piccolo perno posizionato posteriormente al nostro seggiolino. Questo ci dà la possibilità di andare a fissare, quindi andare a mettere a contatto questa parte con il nostro sedile della macchina e quindi andando a distanziare la base del nostro seggiolino ci permette di fare questo. Questo vuol dire che il nostro seggiolino avrà comunque un punto di appoggio qua e nella parte della testa, ma ci permette appunto una posizione leggermente più reclinata per consentire al nostro bimbo di dormire anche durante i viaggi un pochettino più lunghi. Quindi, come vedete, nonostante sia che i 2-3 è un seggiolino già di una fascia più alta, ci dà comunque la possibilità di andare a reclinare leggermente lo schienale, che questa è sempre una caratteristica in più che fa sempre comodo. Ora andiamo a riposizionare il nostro perno, voilà, e vi faccio vedere le altre caratteristiche di questo seggiolino, perché K23 segue la crescita del vostro bimbo. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo seggiolino si va a trasformare man mano che il vostro bimbo cresce, il che vuol dire che potremo non solo andare a regolare in altezza il nostro poggiatesta, ma potremo anche andare ad allargare lo schienale del nostro seggiolino, e vi faccio vedere entrambe le cose. Allora, come vedete, sul retro del nostro seggiolino abbiamo qua in alto una maniglia e più in basso invece abbiamo una rotellina. Vi faccio subito vedere a cosa servono. Allora, vediamolo dall'alto, così dall'altro lato. Allora, se io premo la maniglia, come vedete, vado a sollevare completamente lo schienale del nostro seggiolino, il che mi permette di andare a regolare sempre alla giusta altezza il nostro poggiatesta. Mi raccomando, andare a regolare alla giusta altezza il poggiatesta non è solo una questione di comodità,
ma è una vera e propria questione di sicurezza, non solo perché la testa del vostro bimbo deve essere sempre posizionata centralmente in modo che venga protetta, vedete, da queste protezioni laterali maggiorate, ma soprattutto perché di conseguenza andrete a regolare anche la posizione della cintura. Quindi la posizione della cintura deve essere sempre all'altezza della spalla. Quindi mi raccomando, andate a posizionare correttamente in altezza il poggiatesta del vostro seggiolino. Però, come vi ho detto, il nostro seggiolino si allarga anche appunto nella parte dello schienale e per farlo dovremmo andare a ruotare la manopolina che vi ho fatto vedere in precedenza. Vedete? Sono andata ad allargare le protezioni laterali del nostro seggiolino. Voilà. Questo vuol dire che ovviamente man mano che il vostro bimbo cresce non andrete solo a regolare il poggiatesta, ma renderete anche più confortevole e anche in questo caso metterete sempre nella giusta posizione le protezioni laterali. Per quanto riguarda il nostro Kei 2-3, volevo anche darvi due misure a livello di ingombro, perché molto spesso ci chiedete appunto quanto sono larghi i seggiolini perché magari dovete metterne più di uno sui sedili della vostra auto e quindi vi fa comodo sapere quanto spazio occupano. Quindi andiamo a prendere le misure in larghezza del nostro seggiolino e siamo sui 44 centimetri. Già che ci siamo, prendiamo anche la misura della profondità della seduta, perché come vedete questo seggiolino ha una bellissima seduta profonda e siamo circa 35-36 centimetri di profondità, quindi direi davvero super super comoda, anche perché come vi dicevo questo seggiolino deve ospitare il vostro bimbo fino ai 12 anni di età. Come avete visto, quindi il nostro seggiolino Kiko Kei 2-3 non è solo super confortevole per il vostro bimbo, ma è anche super super sicuro. Un'altra cosa che volevo sottolineare è che nonostante voi vediate appunto questo gioco nello schienale, che è appunto quello che ci permette di reclinarlo, Kei 2-3 non ha però uno schienale rimovibile, il che vuol dire che appunto col fatto che potete andare a regolarlo, non potrete mai andare a rimuovere lo schienale e ad utilizzare solo l'alzatina. Andrete sempre ad utilizzare il vostro seggiolino completo, proprio perché avete la possibilità appunto di andarlo a regolare man mano che il vostro bimbo cresce. Altra caratteristica favolosa di questo seggiolino, e qui parlo alle mamme perché è una cosa che ci chiedete sempre, è un seggiolino con tessuto completamente sfoderabile. Infatti, come vedete sul retro, abbiamo tutte le zip e tutte, vedete, le aperture in velcro per poter andare a rimuovere tutto il rivestimento e poterlo lavare a mano o in lavatrice. Come vi ricordo sempre, sarebbe meglio il lavaggio a mano, se no potete scegliere il programma appunto per capi delicati massimo 30 gradi con la lavatrice. Se stendete il tessuto poi al sole, mi raccomando, stendetelo al contrario in modo da non andare a rovinare i colori. E voilà, direi che abbiamo detto tutte le favolose caratteristiche di questo bellissimo seggiolino, quindi un seggiolino che accompagnerà il vostro bimbo più o meno dai 3 anni fino ai 12 anni, cioè fino a quando c'è l'obbligo del seggiolino auto. Vi ricordo che fa parte del gruppo 2-3, quindi da 15 a 36 kg, omologato secondo la normativa europea ECE R4404. Non mi resta adesso che lasciarvi il codice sconto per l'acquisto di questo prodotto sul nostro shop online www.casababy.it. Il codice sconto che dovete inserire all'interno del vostro carrello è YTKEI23, così almeno rimane super semplice. Come sempre ve lo lascio scritto qui e ve lo lascio scritto giù nell'info box. Sempre giù nell'info box trovate, come vi ho detto in precedenza, i link ai video dove spieghiamo le normative e anche come si sceglie il seggiolino auto, che può essere sempre un'informazione utile, e trovate anche tutti i nostri recapiti. Quindi, se avete bisogno di maggiori informazioni in merito a Kei 2-3, potete tranquillamente commentare questo video oppure contattarci sui nostri canali social oppure tramite la nostra mail, il nostro numero WhatsApp, eccetera. Giù nell'info box trovate tutte le info. Voilà, direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!